Consigliera, ha chiesto di intervenire il consigliere Busilacchi. Sì, grazie. Io credo che sia giusto che in attesa delle discussioni specifiche sulla legge di riordino questa mattina e sul bilancio la prossima settimana, fin da subito questa mozione abbia legato i temi. Abbia legato, a partire dal titolo, il tema della difesa al nostro Stato sociale e quello delle autonomie locali, perché, come ricordava Marcolini nel primo intervento che ho pienamente condiviso, credo che queste singole questioni siano poi politicamente da inquadrare in un contesto unico, che è un contesto nazionale, un contesto difficile che il Paese sta affrontando da alcuni anni e che sono anche richiamati nella mozione. Non solamente i 230 milioni di euro che ci troveremo in meno per quest'anno, ma sono ricordati anche i tagli delle risorse dal 2009 al 2013 che per il 38% hanno gravato sulle regioni italiane, a fronte, devo dire, di pochi tagli invece da parte sui ministeri centrali. Io quindi credo che i due aspetti di contesto importanti all'interno del quale sono situate le discussioni specifiche, in particolare quella del riordino delle province, siano due. Uno è appunto questa azione di revisione istituzionale che si sta facendo nel Paese, ma il secondo aspetto, che vincola fortemente il primo, è la crisi che noi abbiamo nel nostro Paese, non solamente una crisi economica ma anche una crisi di finanza pubblica. Io credo che questi siano i due elementi all'interno del quale noi dobbiamo situare le nostre discussioni, senza chiamare in causa l'euro, soprattutto questo secondo aspetto, perché è del tutto evidente che in una crisi come quella attuale il governo è chiamato ad una responsabilità. Il governo sta portando avanti delle riforme, io credo, con coraggio e con senso di responsabilità. Però è giusto, io credo, come fa questa mozione, chiedere più chiarezza, perché non è possibile, ecco, affrontare solamente alcuni aspetti e invece fare in modo che la crisi di finanza pubblica implicitamente voglia dire la crisi istituzionale e la paralisi di alcuni enti. Io ho timore del fatto che stiamo assistendo ad un rischio di cancellamento, di una totale, appunto, cancellazione delle regioni per un lento dissanguamento. Questo sta avvenendo. E allora il governo abbia il coraggio di dire che le regioni non servono più. Non si può affrontare una riforma istituzionale che oggi, anzi, nel futuro, dopo che la riforma costituzionale sarà approvata, noi avremo solamente due livelli, prima del governo centrale, i comuni e le regioni. E in tutti questi atti che noi oggi approveremo stiamo parlando di come le funzioni vengono riordinate anche alle regioni e dall'altro canto, quindi, in un momento in cui le regioni dovrebbero avere un peso maggiore, si assiste a questo lento dissanguamento. Ecco, io su questo credo che tutte le regioni dovrebbero chiedere più chiarezza nell'assunzione di responsabilità, ma non solamente per avere più chiarezza, come qualcuno ricordava prima, sul vero riordino dell'assetto istituzionale del Paese, ma soprattutto sugli effetti di questo riordino, perché gli effetti sono quelli che riguardano i servizi alla persona, i servizi sociali, il personale delle province, perché noi oggi discutiamo di queste cose. Adesso, io spesso qui sono intervenuto in maniera antipopulista, ma adesso lasciatemi dire una cosa: mentre noi discutiamo di queste cose, i funzionari della Camera continuano a guadagnare quello che guadagnano, i dipendenti dei ministeri continuano a guadagnare quello che guadagnano. Allora non è possibile, in un momento come questo, fare di due pesi e due misure. Io credo che noi stiamo vivendo una fase difficile in cui molto del lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni rischia di essere, non dico compromesso, ma certamente svilito da questi tagli.
Abbiamo approvato pochi mesi fa alcune leggi importanti, penso a quella sull'autismo, che oggi rischiano di avere poche risorse, quasi zero. Abbiamo sui temi del diritto allo studio, del welfare locale, fatto degli sforzi significativi che oggi questi tagli rischiano appunto di cancellare. Allora va bene chiedere una spending review in una fase in cui tutto il Paese deve fare un sacrificio, va bene chiedere un efficientamento del sistema. Noi lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto, credo che con le spese di funzionamento dell'ente siamo un'eccellenza a livello nazionale. Va bene anche pensare ad un riordino del nostro welfare. Abbiamo fatto delle riforme importanti, io ricordo tutto il tema degli ambiti sociali, recentemente abbiamo continuato a parlare di tutta la riforma degli ambiti ottimali, quindi la governance del sistema marchigiano, dei servizi alla persona, abbiamo fatto uno sforzo, anche complicato, non è però possibile, ecco, oggi assumersi, come dire, questo scaricabarile per cui, come dire, siamo noi, sono le regioni e i comuni e le province a dover pagare poi, come dire, tutto il peso di questa fase così difficile. Lo Stato sociale ha rappresentato una delle più importanti conquiste del nostro dopoguerra in una fase in cui il Paese era in ginocchio. Io credo che va salvaguardato insieme ovviamente a tutti i servizi alla persona in questo momento di difficoltà. L'impegno che veniva già ricordato prima nella conferenza dei capigruppo come Presidente della Quinta Commissione, prima della Commissione Bilancio, ovviamente è, e lo dico anche all'Ufficio di Presidenza e a tutti i colleghi, di fare in modo che ci possa essere un incontro prima della seconda Commissione per ovviamente cercare di fare il possibile su questo versante.